San Giovanni della Croce. Prima si chiamava San Giovanni di Mattia, ma quando accettò la riforma dei carmelitani, poi cosiddetti carmelitani scalzi, a differenza dei carmelitani della vecchia regola, seguendo Santa Teresa d'Avila. Infatti è nato nel 1540 a Fontiveros, Avila, provincia di Avila, Spagna. Rimase orfano del padre e con la mamma si trasferì da un luogo all'altro per continuare a approfondire i suoi studi. A Salamanca incontrò Santa Teresa, aderì alla riforma e per contrasti interni alla nuova riforma fu arrestato e incarcerato per 8 mesi in un monastero. Fu incarcerato in un monastero dove scrisse molte delle sue opere. Morì a 49 anni tra il 13 e il 14 dicembre 1591 a Ubeda. Il Vangelo è tratto da San Matteo. Capitolo 21. Versetti 28-32. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Rispose il primo. E Gesù disse loro: verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute che passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi la via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. E sempre ritorna il concetto di accettare il Signore col cuore, non con le parole, ma con i fatti. Il Signore non vuole parole, sacrifici, ma le opere, i fatti. Direi quasi che non vuole la sola fede, ma anche le opere. La sola fede senza le opere è morta. Dice l'Apostolo Giacomo nell'unica sua splendida lettera ai primi cristiani.
Il motivo è che è di base, il motivo che tutti noi siamo peccatori, degni proprio dell'inferno. La seconda persona della Santissima Trinità si è incarnata, fatto uomo, per parlare agli uomini e dire qual è il pensiero di Dio. Il pensiero di Dio è che l'uomo venga recuperato dal suo peccato. Viene recuperato dal suo peccato se fa la volontà di Dio, la volontà del Padre. Si accetta Gesù Cristo, si accetta il messaggio di Gesù e anche il messaggio di Giovanni Battista, che è una preparazione al messaggio di Cristo, ma praticamente è la stessa dottrina. Comportarsi bene non per farsi vedere o avere la stima degli altri, ma per amore di Dio. Infatti, ai farisei e agli scribi, subito per rispondere ai loro quesiti, dice che era un uomo che aveva due figli. Uno a uno disse: va a lavorare nella mia vigna. E quello gli disse: non ne ho voglia, però ci andò. E un altro, all'altro figlio, che sono sempre due figli, a un altro: va a lavorare, sì, ci vado, va a lavorare, sì. E poi non ci andò. Dice che dei due ha fatto la volontà del padre, il primo. Avete visto, comprendetelo cosa dico, che vi si dice di lavorare per la vigna del Signore, dite che ci volete andare, ma non ci andate. E poi Giovanni Battista vi ha detto come si fa per entrare nel regno di Dio, come si fa ad accettare il vero Messia, e non gli avete creduto. Invece i pubblicani e i peccatori, i pubblicani, cioè i delinquenti, i ladri e le prostitute, che dinanzi alla società sono condannati, si sono pentiti e sono ritornati al Signore, sono stati recuperati. E vengono recuperati perché ammettono il loro peccato, la loro sventura, la loro disgrazia e gridano al Signore, gridano per essere liberate. Il Signore li ascolta perché comprende la loro richiesta di poveri sventurati che chiedono che vengano tolte dal fosso, dalla palude, dal fango, e il Signore nella sua misericordia li trae dal fango, li strappa dalla palude in cui siamo tutti caduti, per essere nell'amore di Dio bisogna ammettere le proprie colpe. E la fede allora che ne viene fuori fa operare bene come vuole il Signore. Non come vogliamo noi. Alleluia. In altre parti del Vangelo c'è scritto: non chi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quindi tutto sta nel fare la volontà di Dio. Noi sappiamo e crediamo nella Chiesa Cattolica che la sola fede non salva.
sarebbe a dire tanta gente, io credo, però non sono praticante. È un grande teologo, e devotissimo della Madonna, Don Gabriele Amort, diceva, credi non sei praticante, sei come il diavolo, anche il diavolo crede, anzi è sicuro, però odia Dio, non pratica. O al contrario, io sono praticante, ma non credente. E tanti di noi sono praticanti, certo. Si va in chiesa, si dicono le preghiere, e però non si crede a quello che si sta facendo, non si è coerenti. Allora si accetta la dottrina, ma non si è coerenti a quella dottrina. Allora quello che vale di essere veramente di Dio, non degli uomini. Come diceva Don Lorenzo Milani, io obbedisco, mi sono sottomesso solo a Dio e a nessun altro. Perfetto. Allora noi dobbiamo essere sottomessi a Dio e a nessun altro, a nessun'altra persona, a nessun altro affetto, a nessun'altra roba o proprietà, ma fare la volontà di Dio, che è accettare Gesù Cristo sulla croce, essere conformi alla croce, come questo santo San Giovanni della Croce, che cambiò il nome di Mattia con la croce, perché conformarsi soffrendo e consoffrendo, compadendo, padendo assieme a Cristo, quindi accettandolo nella sua pienezza, entriamo nel suo regno. Il Signore sia con voi. Signore vi custodisca, vi protegga. Signore faccia risplendere su voi ogni volta e vi dia la sua misericordia. Signore faccia ci versi, rivolga i suoi occhi verso di noi e ci dia la sua pace, la pace vera. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Dico sempre a quelli che sono sventurati, che anche nella sofferenza oppure nella gioia non fanno la volontà di Dio. E per l'intercessione di Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, San Giovanni della Croce, tutti i santi e gli angeli, con la capo San Michele Arcangelo, Gabriele, San Raffaele, possiamo capire, perché possiamo capire che ci vuole la fede e le opere. Tutte e due, la fede e le opere, perché la fede senza le opere è morta. Alleluia. Pace e bene.